Il tutto è accaduto in pochissimo tempo nella giornata di ieri, quando in via Bugino a Sassari alcuni appartamenti sono stati allagati a causa di una tubatura presente nella stessa via e hanno causato l'evacuazione di 5 famiglie, tra cui 9 bambini. Il caos nelle palazzine ha toccato maggiormente i piani che stanno al di sotto del livello stradale. Sul posto è intervenuta immediatamente la polizia municipale, allertata dalle famiglie appena hanno visto i loro muri trasudare acqua. Intervento immediato anche da parte dei vigili del fuoco che, oltre a mettere subito in sicurezza la zona, hanno segnalato ad Abbanoa quanto successo, risultando di loro competenza perché la grossa perdita è avvenuta sulla strada di fronte alla palazzina. Gli operai sono subito accorsi sul posto aprendo la strada e individuando la perdita, ma non il punto esatto in cui il tubo si era rotto, causando così dei ritardi nella riparazione. Infatti, nel mentre l'acqua continuava a riempire gli appartamenti, i vigili del fuoco hanno da subito dato l'ordine di sgombero dei locali che un tempo ospitavano la scuola media numero 4 e le famiglie residenti sono state trasferite in un hotel. Ancora oggi i lavori sulla via Bugino sono ancora in corso, causando importanti rallentamenti al traffico, essendo una via d'accesso importante soprattutto nelle ore di punta. Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia Stradale hanno donato il sangue all'AVIS comunale di Sassari. Questo appuntamento è oramai diventato una consuetudine, anche se a causa dell'alluvione che ha colpito la nostra isola lo scorso 18 novembre, la presenza degli agenti non è stata massiccia come le altre volte, proprio perché molti uomini sono impegnati nelle zone colpite dal disastro. Tuttavia, nonostante le difficoltà, la Polizia Stradale ha onorato l'impegno preso precedentemente con l'AVIS. Quest'AVIS comunale, scrive il presidente Luigi Lubinu, in una nota ritiene doveroso ringraziare tutti quelli che hanno donato, dimostrando ancora una volta che le istituzioni sono presenti anche nei momenti di grande difficoltà. A coloro che hanno donato presso questa sede comunale va dal sincero ringraziamento del presidente, prosegue Lubinu, e del consiglio, che si estende anche ai colleghi impegnati in altre operazioni. Tale atto, conclude il Presidente, dimostra ancora una volta l'efficienza delle istituzioni anche in un ambito completamente diverso dalla loro operatività, che è la donazione del sangue. Ancora un sentito grazie. È stato inaugurato ieri pomeriggio il centro giovani in piazza Santa Caterina, nel cuore del centro storico di Sassari. Il nuovo spazio è il risultato di un percorso di democrazia partecipata avviato nel 2008 con il Forum Giovani, che ha visto coinvolte numerose associazioni studentesche ed universitarie impegnate nell'elaborazione di idee progettuali. Tra le proposte emerse, quella di realizzare un centro servizi giovani nei locali di proprietà comunale di piazza Santa Caterina, che sino al 2009 hanno ospitato gli uffici dello Stato civile, è risultata la più percorribile e facilmente realizzabile. I locali di Piazza Santa Caterina sono stati interamente ristrutturati e arredati, pensati per favorire lo scambio di esperienze e progetti e venire incontro anche ai giovani pendolari che nel centro possono trovare uno spazio di incontro e di condivisione di interessi. L'area di partecipazione comprende la sala multifunzionale e multimediale con arredi e attrezzature per organizzare dibattiti, seminari di formazione, proiezioni e piccoli eventi come rassegne e mostre. L'area di aggregazione allestita come spazio relax, dove i giovani possono trovarsi per stare liberamente insieme, di uno spazio studio da utilizzare per svolgere progetti scolastici, studiare in gruppo o individualmente, e di una sala musicale insonorizzata, ed infine uno spazio per attività ludico-ricreative che stimolino la creatività e la fantasia dei ragazzi. Amici, bentrovati. Oggi siamo qua a parlare della tragedia successa ad Olbia, ma col sorriso. Sono in compagnia della signora Fada Antonietta, sono vicepresidente dell'AVIS, dirigente della DMS, che opera in questo contesto e mi attivo soprattutto in queste circostanze, in questo caso appunto la tragedia che ha coinvolto la Sardegna e a noi vicino Olbia. Ecco perché abbiamo il sorriso, proprio perché abbiamo persone così che collaborano con questa cosa qua, cioè un'iniziativa legislativa.
l'ennesima iniziativa, meno male, dei sardi di Sassari per aiutare i nostri amici sardi di Olbia, di Torpè e di tutti gli altri posti. Una serata di beneficenza, di allegria, di gioia, ma che serve per uno scopo ben preciso, quello di radunare qualche soldino. Assolutamente, lo scopo è questo, improntato appunto sulla raccolta fondi da dedicare alla nostra popolazione sarda, che noi, come sappiamo, siamo gente orgogliosa, dura, e riusciamo in questo contesto qua a rialzarci con la collaborazione di noi tutti, ognuno di noi con un piccolo contributo si ha la possibilità di dare un grosso aiuto alla nostra popolazione. Sì, anche perché sono tante piccole iniziative, ognuna delle quali porterà qualcosina, noi andremo a documentarlo poi con le telecamere, per cui potremo anche far vedere concretamente dove sono finiti, dove è finito il vostro aiuto. Parlando però poi della serata, perché sarà una serata di festa, cosa avete messo su? Allora, ci saranno grossi personaggi, artisti di Sardegna e dintorni che hanno aderito a questa iniziativa, grazie a Gianluca che si è attivato, a Elenia che si sono attivati in modo particolare a contattare personaggi artistici di Sassari, appunto, ripeto, e dintorni. E anche un ringraziamento va in modo particolare a Don Gavino Sini, che è il parroco della chiesa di Santa Maria Bambina e il quartiere di Santa Maria di Pisa, che è abbastanza popolare e popoloso in modo particolare. È molto importante che ci sia l'Avis in questo contesto, perché voi ci siete sempre, ma in particolare in questo contesto, perché non si tratta soltanto di racimolare dei soldini, ma anche il sangue. È la grossa necessità di una raccolta di sangue, se mi permettete, ne approfitto in questa occasione, che il 14 dicembre, il 21 dicembre, saremo attivi sia lì punti con la circoscrizione numero 3, la numero 2, che si sono attivati gentilmente i presidenti per questa raccolta, visto le tragedie che stiamo subendo, appunto, dovute all'alluvione, che sicuramente ci sarà necessità anche di sangue, e lo sappiamo benissimo che il sangue è un bene prezioso che purtroppo non si acquista, e di conseguenza anche questo è molto importante da parte del ruolo in cui svolgo all'Avis. Ci saremo anche in quell'occasione. Per adesso continueremo a parlarvi e stimolarvi affinché vi ricordiate di venire qua il 1° dicembre, perché si tratta certo di divertirsi, ma si tratta di aiutare gli amici sardi, per cui siateci, mi raccomando, 1° dicembre, ore 18:30. Saluti e baci. Gentili amici, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Telegin Radio. Oggi vi daremo alcune informazioni inerenti al prossimo Natale 2013, informazioni che ci arrivano dal comune di Nulvi. Il sindaco Mario Buscarino e l'amministrazione comunale, insieme all'assessore alla cultura, comunicano infatti che in vista delle festività natalizie la biblioteca comunale Candida Mara, gestita dalla cooperativa Nugulbi, si è attivata in modo da organizzare e proporre ai suoi utenti e a coloro che si spera lo diventeranno una serie di iniziative utili a scoprire l'importanza dei libri e il piacere della lettura. Il Comune di Nulvi appoggia con convinzione le attività proposte dalla Biblioteca Comunale, ribadendo ancora una volta il suo dover scommettere in cultura, vera linfa da futuro offerta alle nuove generazioni. Un doveroso sguardo ovviamente rivolto ai più giovani, ma senza ovviamente trascurare anche gli adulti. Sono 4 le idee messe in campo, dedicate, come detto, a nulvesi di tutte le età: un interessante laboratorio creativo per bambini, una suggestiva caccia al tesoro organizzata negli spazi della biblioteca, il mercatino del libro e una rassegna cinematografica dedicata alle pellicole tratte dalle pagine dei libri. Insomma, iniziano quindi a partire un po' tutti in tutti i paesi dell'isola le prime iniziative dedicate all'imminente Natale 2013. Oggi appunto vi abbiamo dato alcune informazioni riguardo quello che accadrà a breve nel comune di Nulvi. Siamo arrivati al termine di questo appuntamento con Telegin Radio. Vi ricordiamo che per qualsiasi segnalazione, per contattarci, dovete formulare lo 079 26 11 50, ma vi ricordiamo che siamo anche in streaming in tutto il mondo su www.telegi.tv. Arrivederci. Thank you.
Brevi dalla Sardegna, Porto Torres. La giunta comunale ha istituzionalizzato la colonia felina presente nell'area portuale, assegnando all'associazione Gli Amici di Maia il compito di preservarla e proteggerla. L'associazione ha provveduto dunque a censire la colonia, identificando ciascun gatto che la compone, esercitando un'attività che è posta in capo ai comuni. Il rapporto di collaborazione con Gli Amici di Maia è affidato al settore ambiente. Si tratta di un riconoscimento importante perché l'individuazione delle colonie feline è il presupposto per la predisposizione dei piani di sterilizzazione a cura dell'ASL ed è anche un provvedimento che interessa la pulizia delle vie cittadine, poiché l'incentivazione di questa attività può contribuire a ridimensionare il fenomeno della somministrazione del cibo agli animali in luoghi non consoni, ha sottolineato l'assessore all'ambiente Gavino Gaspa. Dal 2010 l'associazione Gli Amici di Maia si occupa quotidianamente della colonia felina situata all'interno del porto commerciale, prendendosi cura di una trentina di gatti, anche se in alcuni periodi la colonia è arrivata a contenerne 40. A questi si aggiungono i tanti amici salvati in tutto il territorio cittadino. In 3 anni di attività l'associazione ha fatto adottare più di 30 gattini nati o abbandonati nell'area portuale, soccorrendo numerosi gatti torturati. Emanuela Fanari, responsabile dell'associazione, sottolinea l'importanza dell'ufficializzazione della colonia perché, spiega, riconosce il nostro lavoro e i nostri sacrifici, consentendoci di dare una maggiore tutela a questi felini che purtroppo vengono in molti casi snobbati. Il nostro obiettivo, conclude la Fanari, è quello di far conoscere il mondo del gatto e di sensibilizzare le persone alla sterilizzazione perché è il primo modo per combattere il randagismo e l'abbandono. Thank you.
Gigioni bagna, Ari Gigioni, con la tella e i piedi d'agnoni, a un intendi pratica montoni. Si avvirimma, si vera grima, con i bagna. Primo volume della raccolta Melodie Sassaresi prodotto dalla casa discografica Aurora Record è disponibile al costo di 10 euro presso i nostri studi, Studio Universitade di Piazza Università 9, Pasticcerie Vanali Piazza Santa Maria e Via Mura Lipunti. Informazioni e prenotazioni allo 079 26 11 50. Le nostre produzioni. Presso la nostra emittente, presso lo studio Universitade in piazza Università 9, è possibile prenotare Mini Candelieri edizione 2013, Medi Candelieri edizione 2013, Madonna delle Grazie edizione 2013 e Madonna di Fatima Pellegrina edizione 2013. Allegra Goro conduce Alfredo Nieddu, in onda sulla nostra emittente oggi alle 20.30. Ospite della puntata Maria Speranza Russo. Centro d'arte e cultura Giuseppe Biasi, Sassari via Sproni. Mostra di pittura personale a cura di Anna Marras. Aperta al pubblico tutti i giorni dalle 17 alle 20 fino al 3 dicembre 2013. TG informazione e approfondimento. Orari messa in onda. Dalle ore 13 alle ore 16. Dalle ore 18.30 alle ore 20.45. E dalle ore 22 alle ore 23.30.